Ricordo che cosa hai fatto. Anche loro ricordano. Tu sei stato il motivo. Il motivo per il quale siamo tutti qui. È successo per colpa tua. E tu non lo puoi dire a nessuno. Perché dovresti? La colpa è tua. Che cavolo! Tutta la colpa va bene! Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream. Io sono Naruto X, mentre oggi siamo su Five Nights at Candy's 3. Ragazzi, lo ammetto, stavo aspettando questo gioco da un bel po', perché a quanto pare il creatore del gioco ha deciso di fare una cosa diversa da tutti quanti gli altri FNAF. Adesso sinceramente non so bene di che cosa si tratti, però visto che lo stava spammando così tanto sulla pagina di Game Jolt, ehi, mi aspetto molto. Allora, direi di non perdere tempo e di passare subito al gioco. Poi tranne il fatto che Rat si sta muovendo in un modo veramente stranissimo. Vabbè, partiamo. Come ti stai sentendo oggi? Ormai sono passate 2 settimane. Capisco che è stata un'esperienza veramente traumatica. Però per fortuna tuo fratello non si è ferito gravemente. Devi ricordare che loro non erano reali. Erano soltanto delle macchine. Loro non sono capaci di fare del male a qualcuno. Quel che è successo era solo un incidente. Era soltanto... rotto. Però adesso è tutto ok. Sei al sicuro qui. Ti ricordi di loro dal teatro? Ah, sì. Quello vecchio nel quale tu e tuo padre andavate tanto tempo fa, vero? Tuo padre mi raccontò quel che accadde quando tu eri là. Sei stato separato da tutti quel giorno, quando l'incidente accadde. Hai ancora gli incubi dall'ultima volta che ci incontrammo? Erano su quei mostri che hai disegnato per me? Sei veramente una ragazza creativa. Però non puoi lasciare che le tue paure abbiano il controllo della tua immaginazione. Per aiutarti a far finire questi incubi, devi affrontarli faccia a faccia. Devi affrontare i mostri. Dimostragli che non hai paura. Hai capito? È l'unica via. Adesso, Mary, ho bisogno che provi a ricordare quel che è successo quel giorno, un anno fa. Mamma mia, ragazzi! Cioè, è veramente No! L'hanno fatto proprio a modo di RPG. Ok, va bene. Allora, come si cammina? Ok, con VSD. Che cos'è? Un gatto questo? Ciao, sono io. Sono il gatto Origami. Come sono qui? Stai sognando proprio adesso? Beh, più o meno. Questa è la tua vecchia stanza. Proprio quella nella quale ti sei spostata. Però proprio adesso sembra che te la ricordi a malapena. Hai avuto un sacco di incubi ultimamente, vero? Beh, ecco perché sono qui. Ho un paio di trucchetti per aiutarti a combattere i mostri. Ricordi un paio di anni fa? Hai avuto un sacco di difficoltà a dormire quasi ogni notte. Quindi tuo padre ti diede una audiocassetta, se non sbaglio, con un nastro che aveva una musica silenziosa, fatta apposta per farti dormire. Sono sicuro che anche adesso ti aiuterà a dormire meglio. L'ultima cosa sarebbe che i mostri odiano la luce, quindi ti consiglio di fare luce ai loro occhi ogni volta che ne hai la possibilità. A meno che non sono sotto il letto. Ascolta bene se sono là. In questo caso devi controllare sotto il letto per vedere in quale direzione sono. Dopodiché torna indietro e guarda nella direzione opposta. Va bene, quindi questa cosa sarebbe praticamente come la demo, ho capito. Girarti dalla parte opposta ti aiuterà a farli uscire da sotto il letto. Ascolta bene per il rumore che fanno e dopo guarda dalla parte opposta della stanza di nuovo, per dargli una bella dose di luce negli occhi. Adesso, vai a vedere per l'audiocassetta. Io invece me ne sarò qui nel caso avrai bisogno del mio aiuto. Oh, finalmente ci possiamo muovere. È stranissimo da vedere questo gatto comunque. Ma cosa ancora più strana, vedere proprio il gioco così. Cioè, tipo, wow. Questo è il Deepscape, il posto nel quale si ritrovano le tue memorie. Sto parlando da te dal Dreamscape. Vedi queste particelle che si illuminano? Loro ti fanno una via. L'audiocassetta dovrebbe stare qui da qualche parte. Quindi ricorda di seguire sempre la via, così le ombre non ti potranno prendere. Nel caso ti perda, ti posso aiutare a tornare nella via giusta. Però solo se stai nella via illuminata. Non ti posso raggiungere in mezzo all'oscurità. Fammi sapere se hai bisogno di tornare indietro premendo R. Ok, R, no vabbè, per ora mi sembra che non mi serve. Stai alla larga dall'oscurità, stai nella via. Ok, va bene. Se io faccio così, ah ok, praticamente mi esce lo stesso. Va bene, quindi devo stare molto attento, mi volete dire. Io scommetto che andando avanti nel gioco, se continuerà con questo gioco di ruolo, molto probabilmente dovremmo andare nell'oscurità. Vabbè, ma nel frattempo andiamo un attimo qua, giusto per esplorare. Oh, figo, un altro coso, un altro sasso strano. Tutte le vie non ti portano per forza alla destinazione. Ok. Ah, ma vabbè, in effetti sì, è giusta questa cosa. Ma non ho capito, se noi stiamo nell'oscurità, moriamo?
Ho paura di andarci troppo, però sinceramente va bene, facciamo finta di niente, io passo così. Credo che non possiamo morire qua, vero? Cioè veramente non so in che cosa diamine ci stiamo ritrovando adesso, ragazzi. Comunque, che cavolo è questo? Sembra tipo Cars. Wow, rallenta. Ehi, sei tu, il mio vecchio amico. Pensavo ti fossi dimenticato di me. È stato tutto abbastanza noioso qui. Non c'è molto spazio per gareggiare nella scatola dei giocattoli. E io ricordo i vecchi tempi quando ci divertivamo ogni giorno a fare gare. Quello sì che era divertimento. Dovremmo proprio riprovarci, sai? Oh, beh, suppongo che non sei venuto qui per me comunque. Dovresti andare a prendere quello che ti serve e poi tornare indietro per essere sicuri. Se hai qualcosa da dirmi, dillo adesso. Ah no, ok, va bene, non ho niente da dirti a questo punto, andiamo via. Che cos'è quello? È un pezzo di un giornale, lo vuoi leggere? Mamma mia, sì, va bene, dovrò tradurre ancora di più. Dopo aver chiuso così presto, la nuova ditta di animatronici era rimandata a non si sa bene cosa a quanto pare. Però stanno circolando delle voci che gli animatronici verranno usati come una base per dei nuovi e più mobili animatronici che sono speculati ad essere un futuro progetto. Ok, dove diamine stiamo andando veramente? Cioè, sta durando veramente un bel po' questa cosa, ragazzi. Non aver paura di andare un pochetto fuori dalla via. Ah, vabbè, praticamente è per farci raccogliere quella cosa, vero? Però ricordati di non andare troppo lontano. Va bene. Altrimenti sarebbe quello il momento nel quale ti dovresti preoccupare. Dai, però, maledizione, guardate quanto sto andando avanti. È incredibile, comunque. La madonna, veramente? Dove vogliamo andare ancora? Cioè, guardate quanto spazio che ci sta qua. Oh, ti ho trovata, mi sa. Vero che ti ho trovata? Eh? Oddio, però il rumore era troppo strano, era tipo tu 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 tu. Questo che cos'è? Sembra tipo un telefono o qualcosa del genere. No, però tu 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 tu. Hai trovato un gioco arcade numero 1. Ok, vado ancora un attimo a controllare che cosa ci sta là a sinistra. Dopodiché torniamo indietro, perché ormai quel che dovevamo trovare l'abbiamo trovato. Posso tipo skippare un attimo, tipo faccio così, però per favore non mi ammazzate. Oh, un altro, oh mio dio, di nuovo cose da tradurre. Ah ok, sarebbe praticamente la stessa cosa, va bene, ho capito. Allora ragazzi, credo che adesso possiamo tornare indietro. Posso premere R, mi fa tornare? Dreamscape, yes, credo. Non lo so. Oh, perfetto. Mi hanno fatto risparmiare un pochetto di tempo. Allora, posso parlare adesso? Bene, l'hai trovato. Ricordi come si usa questa cosa? Ovviamente sì, più o meno. Più o meno me lo ricordo, credo di sì. Sì, va bene, sti cavoli, nel dubbio. A cosa ci servono i tutorial tanto? Sì, ricordo. Perfetto, buona fortuna con gli incubi. Oh, grazie mille, veramente me la stai tirando, Vai a dormire? Sì, credo. Ah, e adesso inizia il gioco vero e proprio. Ok, va bene, prepariamoci. Più o meno mi ricordo come funzionava, almeno credo. Allora, se non sbaglio, la prima notte non doveva essere tanto incasinata. Però mi ricordo che bisognava tipo premere questo, vero? Ok, è partita, è partita. Allora, se non sbaglio, funzionava il tutto. Ho visto qualcosa? Ho visto qualcosa da quell'armadio. Stavo dicendo, funzionava così che noi facendo girare questa audiocassetta facevamo andare avanti il tempo, giusto? Non so se non devo controllare anche sotto. Sta arrivando. Sta arrivando. Si è spenta? Mi sa che la devo riavviare. La devo riavviare. Oh mio dio. Riavvia. Rewind. Perfetto. Oh, che casino. Eccolo. Allora, se non sbaglio possiamo andare a premere sulla videocassetta. Andiamo giù. Cioè andiamo, torniamo su. Dove sei? Non ci sei adesso? Perfetto. Vai, vai. Tanto mi giro di qua. Dopodiché mi giro di là. E vedo anche lui perché è molto bello. Ok, facciamo ripartire il tutto. Ma non ri... No, 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 no! Mamma mia, che cavolo mi fai? No, con la testa. Sì, invece, vattene, schifoso. Se non sbaglio adesso andava sotto il letto, vero? Aspettate perché... Se non... Ok, qualcosa è andato sotto il letto. Quindi, controlliamo il volo. Dov'è? Ok, sta qua, quindi dobbiamo andare a sinistra. Guardiamo a sinistra. Si è levato? Ok? Signore? Ci... Eccolo qua, mamma mia quanto ti odio. Sei veramente bruttissimo, te l'hanno mai detto. Ok? Vattene. Vattene. Ok? Ok? Stai qua. Oh, vattene, mamma mia che schifoso quanto lo odio questo, veramente. Ok, sta là. Quindi devo andare qua. Vai, girati qua, girati qua. Perfetto. Non guardo da nessuna parte adesso, non mi muovo. Qual è il rumore che fa? Ah! Ok, non è questo il rumore che fa. Mamma mia, no, non è questo. Ok, negli occhi, negli occhi, negli occhi proprio di violenza, forza. Ok, ok, ok. Oh, ok, adesso dobbiamo stare molto attenti, lui sta sotto il letto. Dove però? Ok, sta qua.
Quindi io mi devo girare verso sinistra, giusto? Si è levato? Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Quanto sei bello, lo sai, sei veramente bellissimo. Te l'hanno mai detto? Oh, ok. Se n'è andato, se... mamma mia, per favore non farti rivedere mai più. Che cavolo è questo coso? Oddio mio, non lo voglio più rincontrare, che palle. Non riesco a capire bene quando se ne va. No, dov'è, non lo vedo. Eccolo, ok. Oddio che ansia, ancora, oh, vaffan bene. Controlliamo a che lato sta. Qua, perfetto, quindi dobbiamo girarci a sinistra. Ok, mi sa che se n'è andato. Per favore, niente jumpscare. Ok. Oh, quanto sei schifoso. Oh, qualcosa è successo. Non mi piace. Eccolo. Ok. Riavvolgiamo il tutto. Perfetto. Oh, sta qua, mi sa. No, dov'è? Ok. Adesso accendiamo di nuovo. Va. Oh, un anno ci è voluto, veramente. Ah, fatto, perfetto. Quanto godo, ragazzi. Allora, vediamo. Che cavolo è? Lo Slender adesso? Dove siamo? Che è tipo un sogno questo? No, non è un sogno. Salve? Adoro questo teatro. La mia famiglia viene qui da mesi ormai. Piace anche a te? Ragazzi, mi sa che... no, veramente, sono quasi sicuro che con il tempo ci saranno più animatronici qua. Ehi bambino, sono Rat. È un piacere conoscerti. Sai, lo show comincerà tra qualche minuto. Vuoi giocare a nascondino? Sinceramente preferirei di no, però facciamo sì perché sono un cattivo bambino. Perfetto, tu vuoi nasconderti mentre io sarò qui a contare fino a 100. Ok, mi posso nascondere qui da qualche parte, no? Sotto al tavolo? Sì. Vediamo se riesci a trovarmi. Oh, ti ho trovato, ma lurido bastardo, devi morire. Ok, il jumpscare però non era necessario, lo sai? Wow, non so cosa dire, ragazzi. Comunque vada, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!